L'Inter ha vinto 3-0 contro il Milan e andrà in finale di Coppa Italia. Ma l'Inter non è più forte del Milan e la partita di ieri me l'ha confermato ancora una volta. Ok, se state già per commentare chiedendomi che razza di partita io abbia visto, tranquilli, vi ho già anticipato. Ora che tanti se ne saranno già andati, parliamo della partita. Quando si perde 3-0 si dovrebbe stare zitti e, citando numerosi tweet delle ultime ore, noi milanisti dovremmo letteralmente sparire. Ma davvero il derby di ieri sera è stata una netta dimostrazione di superiorità da parte dell'Inter? Ognuno vede le partite come vuole e per me la risposta a questa domanda è no. Milan e Inter hanno giocato alla pari o quasi, ma l'Inter è stata molto più brava di noi a sfruttare le occasioni e il risultato finale ha enfatizzato questo concetto. Partiamo dai 4 gol di ieri sera. Il primo di Lautaro è stato bellissimo e meritatissimo. L'Inter ha fatto 18 passaggi di fila prima che il Toro tirasse al volo, quindi bisogna far loro soltanto i complimenti, soprattutto a Lautaro. Noi non eravamo ancora scesi in campo, ma questo non toglie i meriti alla squadra di Inzaghi. Poi c'è il secondo gol, quello che in qualche modo è stato il simbolo della partita di ieri. Teo arriva sul fondo, la mette dentro e che sì, non arriva per un soffio. La palla sta per entrare comunque, ma Perisic la salva sulla linea. L'Inter riparte e Lautaro segna. Il calcio è un gioco di millimetri, è ok. Per un millimetro che sì, non ha segnato. Lautaro invece l'ha messa. Tra l'altro in bello stile, quindi complimenti. C'è poi il terzo gol della serata, quello di Bennacer. Era da annullare, era regolare. Tutti pensano di avere una risposta certa e tu sei un coglione se non la pensi così. Per me in ogni caso la scelta di Mariani avrebbe scatenato delle polemiche e ora tocca a noi sollevarle. Dopo il rigore non andato a Giroud e l'intervento ai limiti di Lautaro su Maignan nel derby d'andata, tocca ancora noi passare per i piangina della situazione. Tuttavia credo che alla fine parlare di arbitri sia inutile, perché tanto poi gli interisti direbbero che c'era un fallo su Lautaro prima dell'angolo che ha portato al gol di Bennacer e così via. Se uno vuole può sempre trovare delle cose a cui appellarsi riguardanti l'arbitro. E in una stagione che ha visto il Milan subire un gol di mano e vedersi annullare un gol regolare al 90esimo, un episodio come quello di ieri in realtà è davvero poca cosa, perché almeno il dubbio c'era. In ogni caso quel gol, con un po' di fortuna in più, avrebbe riaperto una partita che in quel momento il Milan stava grosso modo dominando. Sto esagerando? Forse. Quel gol non ci è stato dato, la squadra ha smesso di crederci e poco dopo è arrivato il terzo gol dell'Inter con Gosens, che quindi ha un valore relativo secondo me, utile soltanto a far gasare di più i nostri cugini e ricordare all'Atalanta che 27 milioni per un esterno che segna un gol ogni due partite sono forse un po' pochi. Quindi a parte il primo gol di Lautaro, gli altri sono stati dettati da millimetri, motivazioni mancanti o interpretazioni, quindi non spostano più di tanto gli equilibri della partita. Noi non abbiamo segnato, l'Inter sì, e questo è forse il vero problema che ci porteremo dietro fino alla fine in campionato. Al netto del gol di Bennacer, tutte le altre occasioni le abbiamo sprecate. Da Leao che colpisce due volte Handanovic a Tonali che colpisce Giroud, passando per l'ottimo tiro in un'altra prestazione brutta da parte di Salmekers. Il Milan continua a faticare a segnare. Nel derby di campionato vinto 2-1 abbiamo avuto poche occasioni e Giroud le ha concretizzate. Nel derby di andata in coppa, in quello di ieri sera, ne abbiamo avute tante di occasioni, ma non siamo mai riusciti a buttarla dentro. L'Inter non è più forte di noi, ma quando è servito ieri ha segnato e lo ha fatto con un giocatore che per mesi non segnava neanche con le mani, ossia Lautaro. E vedendo Lautaro mi è sorta una domanda. I nostri attaccanti e trequartisti stanno attraversando un momento no e presto si sbloccheranno? Oppure proseguiranno con questo andazzo fino alla fine? Non mi va di parlare di mercato a campionato in corso, ma è chiaro che nel reparto offensivo andrà fatta una rivoluzione, visto che soltanto Leao e Giroud sembrano sicuri di restare l'anno prossimo. Tutti gli altri da settimane se non mesi stanno facendo male. Brahim ieri è entrato bene, ma si vede che gli capita soltanto quando vede l'Inter. Salmekers ha giocato ancora male. Messias non ha dato nulla quando è entrato e Rebic sembrerebbe essersi fatto male un'altra volta. Piccola nota, io scendo ufficialmente dal carro di Ante. In 3 anni al Milan Ante ha fatto bene 2 gironi e male gli altri 4. Alla prima buona offerta lo cederei, ma di questo parleremo più avanti. Per il momento va sostenuto, sperando che riesca a giocare un paio di partite di fila bene. E di Leao c'è poco da dire, è il solito Leao. È quello che più ci fa incazzare, ma anche uno dei pochi in grado di creare azioni realmente pericolose. Insomma, la situazione in attacco è davvero complicata. Creiamo tanto, finalizziamo niente. Mancano 5 partite di campionato e in qualche modo si dovrà riuscire a far segnare di più questa squadra. C'è un modo per farlo? Ormai ce lo stiamo chiedendo da settimane e avendo pochissimi giocatori davanti è anche difficile capire cosa si possa fare altrimenti. Io riproporrei la mia idea di avanzare Bennacer tra i trequartisti, visto che da un mese e mezzo a questa parte Isma è uno dei pochi che c'entra la porta. Il fatto che un mediano sia il più pericoloso è un pessimo segnale per la squadra, ma se un giocatore è in un momento migliore rispetto agli altri, credo sia giusto dargli più chance per brillare. Non avremo più la Coppa Italia e ora resta soltanto il campionato. Rischiamo di perdere in entrambi i casi con l'Inter e in entrambi i casi un fuorigioco passivo potrebbe rivelarsi decisivo, ma abbiamo ancora tempo per sistemare le cose, mostrando il valore di una squadra troppo spesso bistrattata e che avrebbe molte più potenzialità di ciò che la classifica racconta. Ed è prima comunque. La partita di ieri poteva benissimo finire 1-1, 2-1, 1-2, ma è finita con un risultato pesantissimo contro di noi. Allo stesso modo il derby di campionato che abbiamo vinto poteva essere vinto da loro e noi potevamo vincere almeno uno dei due pareggiati. E questo è quello che secondo me accade quando due squadre sostanzialmente si equivalgono. Loro sono stati più bravi di noi ieri sera, ma secondo me non sono più forti. Quindi ora possiamo provare a batterli in campionato. PS che anticiperà eventuali commenti. Io credo
credo che la rosa del Milan abbia diverse lacune, ma credo anche che queste siano chiare e facilmente sistemabili sul mercato, indipendentemente da chi sarà il proprietario del club. Punta, esterno destro e trequartista. Con tre giocatori di livello saremmo davvero, ma davvero forti. L'Inter ha tanti ottimi giocatori, ma in generale è più decisiva davanti perché Lautaro i suoi gol li fa, nonostante i vari blackout, e con lui anche Dzeko. Se esiste una differenza tra noi e loro è veramente questa, secondo me. Forse sarà la differenza tra vincere il campionato e arrivare secondi, ma in ogni caso queste differenze secondo me sono minime e basta poco per colmarle.